Ciao e benvenuti nel nuovo video. Allora, oggi andiamo a scoprire assieme le varie collezioni di iEarth Revolution, che sapete che è un marchio di make-up low cost inglese, però reperibile tranquillamente anche online e nei negozi in Italia. E nei negozi mi hanno detto, da me non c'è, mi hanno detto che è in alcune OVS, in alcune UPIM o Coin, non mi ricordo, dove comunque vendono anche Revolution, che è, da me non è, ovviamente non è reperibile come tanti altri marchi, ma comunque sì, ho visto che è reperibile su Douglas, ASOS, Look Fantastic, quindi si può tranquillamente trovare. La particolarità di questo brand è che ha collezioni fantastiche ad prezzi contenuti. È un po' il brand in la parte più low cost ma anche low quality rispetto a Revolution, quindi andiamo a vedere iEarth Revolution che cosa può avere. Intanto io direi di appoggiarlo perché qui ho tante cose che vedo pucciose. Io partirei da questo perché sta spuntando, sono i pennelli della Fruit Pebble vegan e cruelty free, si sì, sanno proprio con dei frutti dentro, ok, mi sembrano deliziosi e credo di volerli aprire subito, perché sapete che di pennelli non ce n'è mai abbastanza e questi hanno anche colori spettacolari, ma è fatto anche bene, guardate, è fatto anche bene, magari perché può essere messo come stand, ok, ma noi li apriamo. Allora, c'è questo, hanno il manico in plastica metallizzata, però sono leggeri e trovo che abbiano un buon bilanciamento. Setole morbide, sintetiche, che non perdono pelucchi. Questo è morbidissimo, per la cipria e il blush questo è spettacolare. Ah no, sbagliavo, perché per il blush, ma io lo uso per l'illuminante, c'è questo angolato, morbidissimo anche questo. Ok, adoro, adoro, credo che sia un valido alternativa ai pennelli Essence, non c'è proprio, sono imbattibili, anche tra quelli high cost, sono imbattibili, questi sono una valida alternativa, sono anche carini, perché questo è un azzurro, abbiamo il viola piatto, mi piacciono, mi piacciono, e poi abbiamo quello per eyeliner o sopracciglia, comunque sia questo angolato con poche setole, che mi sembra si comporti bene. È un set di pennelli che devo dire mi piace, sì, frutta secca, ok, non, però la collezione è carina, Fruity Pebble, ok, andiamo avanti. E come sempre quando spacchettiamo Revolution o iEarth Revolution, qui sotto ci viene un macello, ma non facciamoci caso e andiamo avanti con questo che ho pescato. Ah no, questo è Revolution proprio, quindi proprio il marchio casa, è della collezione Il Re Leone. Ok, cosa sono? Eyeliner, perfetto, in tre colori, e andiamo a vedere. Sì, perché Revolution esce spessissimo con delle collezioni di questo tipo, in edizione limitata. Ok, quindi abbiamo, erano proprio incollati, rosso, giallo e verde, belli che siano fatti così, quindi devo swatchare, tiriamo su le maniche. Partiamo col giallo, vediamo come... Sì. Ah, no, non è un eyeliner, aspettate. Via tutto. È un matitone. Ma che bello, proviamo a sbocciarlo. È dorato. Poi abbiamo quindi il fucsia. Eh sì.
Che belli! Ma anche come base per ombretti in questo caso, poi ve li mostro. E il verde, che è più un Tiffany, sinceramente. Sì, diventa quasi celeste. Ecco, hanno una leggera pagliuzzino, poi man mano che si applica sembra più opaco, ma guardate che belli. Adesso aspettiamo un pochino e vediamo anche quanto restano, però per adesso vi dico, ma che carini, ci sta piacendo questa collezione, siamo solo all'inizio, quindi andrei avanti. I Earth Revolution, questo Cheese and Friend Makeup Sponge, no, un duo di spugnette. Oltretutto, che direi sempre, guardate il pack, cioè, soprattutto a formaggio, un duo di spugnette, no, stupende, una forma di formaggio che è quella angolata e poi c'è quella con disegnato il topolino che non so se si vede, è solo disegnato sopra, ecco così, che è quella a goccia, vabbè, ma sono deliziose. Sono deliziose, fanno delle collezioni che c'è proprio, uno non ci pensa neanche. Ok, e andiamo con gli ultimi prodotti che ho visto così, ho detto, ma che carini, non so cosa siano, sinceramente. Quindi adesso li apriamo, in una c'è il gatto e nell'altra c'è il cane. Party Pets Eyeliner, ah ok, illuminante, Party Pets, ok, iniziamo ad aprire quella con il gatto, è illuminante abbiamo detto. Ah, il gatto non è disegnato, aspettate, è in 3D, ma che bello, illuminante fatto così, classico, ecco, questo è un illuminante. Abbiamo avuto un qualche problema con la collezione Disney e con gli illuminanti, se vi ricordate tempo fa. E adesso andiamo ad aprire quella con il cane invece, quindi anche in questo caso sarà sempre in 3D, esatto, ma che carino con il cane da party, quindi sì, uno ha il cappellino, uno ha le antennine, vediamo, più dorato. Ecco, questi sì che sono illuminati e ci piacciono. Vi non vi ho detto la quantità, 8,5 grammi l'uno, scusate, 6,5, e vedo nel cane che c'è scritto Blondie, quindi nel... Ah, Blondie è il nome del cane, a quanto pare, mentre il nome del gatto è Archie. Ok, piacere di fare la vostra conoscenza. Adesso io prendo una salviettina, ma prima di pulirmi voglio vedere la resistenza di questi. Sì, si sfumano. Vedete? Si sfumano. Quindi li trovo validi come base, un po' glitterina, per altri ombretti. Quelli dell'Air Leone, sì, che ho provato prima. Però, belli scriventi, belli pigmentati, ci piace. Ci può piacere, anche per fare un tocco ed e poi sfumarlo, come ad esempio per dare più intensità a un ombretto, ci sta. E adesso voglio andare a vedere queste due cose, dico cose perché non so cosa siano, ma sono deliziose. Allora, sempre della, no, ma so, ho capito adesso, sono perfette, Karaoke Kitten e la Disco Dogs, proprio i parti. Allora, partiamo con i gatti, sono palettine di ombretti, sempre con i gatti, mini shadow palette, 8x0,04, Karaoke Kitten. Allora, vediamo di aprirla. C'era la plastica, ok. Non mi dice tantissimo, ma proviamo a sbocciarla e vediamo. Non c'è nome, non c'è niente, quindi andiamo con i primi quattro. 1, 2, 3,
4. Per ora dico che gli opachi non sono polverosi. Mi ricredo, sono molto polverosi e neanche troppo pigmentati. Dove ho messo la salviettina? Eccoci. Una volta presi no, ma una volta sbocciati sono molto polverosi. Sì, poi andiamo con la riga sotto. 1, 2, 3 e 4. Devo dire però che sono belli pigmentati. Palette è questa, questi sono gli ombretti, belli, carini, carini, sembra quasi più un gioco, però sono carini, devo dire che sono pigmentati perché anche sfumandoli io ho questo ciuffo con seri problemi. Ok, allora andiamo a pulire tutto perché dobbiamo andare a sbocciare la Disco Dog. Credo che sì, sono per fare un qualcosa ogni tanto, per dare più colore, non per fare un make up con alte prestazioni, ma sono belline da tenere nella collezione, credo. Bellissima Disco Dog, stessa cosa. Questo dovrebbe essere i toni più scuri. Eh sì, questi sono più scuri e forse i gatti ovviamente sono un po' più tenui e forse vediamo anche prestazioni diverse. Partiamo. 1, 2, 3 opachi e un metallizzato. Io devo mettere dalla fotocamera un gancetto dove scende questa e così forse è la volta buona che riesco a non perderla in giro. Ok, andiamo avanti con la seconda riga. 1, opaco, 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 quindi tutti opachi e due metallizzati. Io rispetto all'altra, questa è molto meno polverosa, più pigmentata, a me piace, questa mi piace molto di più. Basta, ci rinuncio, ne prendo un'altra perché non la trovo più di nuovo. Devo davvero mettere un gancetto. E allora, a questo punto, fatemi sapere qual è il prodotto o la collezione che più vi piace. Allora, devo dire, guardando qui, che quella dei pennelli è fantastica. Ottima qualità e quindi quella vi consiglio di tenerla d'occhio. Tenere d'occhio soprattutto le collezioni dove contengono pennelli, perché a un prezzo onesto si hanno dei pennelli di buone prestazioni. Al pari di quelli della Essence, a mio avviso. Non vi dico che spolveramento. Al pari di quelle della Essence. E poi Revolution, abbiamo visto, aspettate, sono qui questi matitoni della collezione del Re Leone, che effettivamente ci sta, funzionano bene, mentre di Ayerte Revolution i pennelli ok, le spugnette sono deliziose e sono sempre utili, le collezioni sappiamo che sono un pochino più cheap, però deliziose, cioè, è più plasticone, però deliziose e poi sono belle, cioè proprio una volta finite è bello anche da tenere, ma è anche bello da tenere sulla Makeup Collection, guardate, cioè tenere queste cose deliziose, deliziose, molto carine sicuramente. Come sempre ringrazio gli altri Revolution, ma Revolution soprattutto, per i prodotti inviati. Fatemi sapere quale vi attira di più, quali vi incuriosiscono, se ne avete provati qualcuno, e come sempre spero sia stata utile ed mi tenuto un pochino di compagnia. Mi sono accorta adesso e mi scuso tantissimo
che non ho spento la ventola del camino. Quindi secondo me per tutto il video sentirete sotto. Scusatemi tanto, davvero tanto. Quindi chiudo qui il video e alla prossima. Ciao!